secondo sottosegretario in Molise, il centro-sinistra chiede il referendum sulle modifiche allo statuto. Gli esponenti della coalizione: seppelliremo insieme i molisani la politica del marchese del Grillo. Pescara, la protesta dei commercianti arriva in consiglio comunale, il sindaco Masci: abbiamo proposto soluzioni. Sentenze shock, i familiari delle vittime del terremoto del 2009 all'Aquila scendono in piazza e chiedono giustizia. Carenza di personale, al Veneziale di Terni ad agosto si ferma il blocco operatorio, garantiti solo gli interventi urgenti. Intanto lunedì parlamentari molisani incontrano il ministro Schillaci. A Pescara la denuncia della FIALS, pronto soccorso al collasso. Non arrivano dati confortanti per le coste molisane, due foci di fiumi su tre risultano inquinate, secondo i dati della goletta verde di Legambiente. A Termoli siglato l'accordo per l'istituzione del polo tecnico professionale per la meccanica, meccatronica, automazione e bioautomazione, tra i partner l'Università degli Studi del Molise e il Comune di Campobasso. Calcio Lega Pro, boom di abbonamenti a Campobasso, in pochi giorni vendute 1400 tessere. Buonasera e bentrovati con l'edizione delle 19.30 del nostro telegiornale. Siamo in diretta dagli studi di Teleregione e in apertura andiamo subito in Molise per la spinosa vicenda del secondo sottosegretario in regione. I consiglieri di PD, Movimento 5 Stelle e Costruire Democrazia, contrario all'aumento di poltroni a spese dei cittadini, chiedono il referendum sulle modifiche del centrodestra allo statuto per introdurre la figura del secondo sottosegretario, ma sentiamo tutti i particolari nel prossimo servizio a cura di Rita Iacobucci. Centrosinistra compatto, al tavolo manca solo il pentastellato Primiani, ma per motivi personali è idealmente qui, sottolinea il capogruppo Greco. I gruppi di minoranza vanno all'assalto, l'occasione è troppo ghiotta per non coglierla. Secondo Greco, il centrodestra pensava davvero di poter già promulgare la riforma dello statuto che introduce il secondo sottosegretario, mentre invece c'è da attendere 3 mesi per eventuali richieste di referendum. Cosa che gli esponenti PD, 5 Stelle e Costruire Democrazia stanno per fare con una richiesta che depositeranno alla presidenza del Consiglio. O tornano indietro ancora Greco o saranno sconfitti dai molisani. La maggioranza, rincara la dose Fanelli, non ha dato risposte su nulla. L'unica riforma che ha approvato è quella per sanare una frattura interna con un nuovo incarico. Chiederemo che la consultazione venga accorpata a quella sull'autonomia differenziata, aggiunge Salvatore, anche perché altrimenti costerà qualche milione di euro. Milioni di euro che la regione non può permettersi di spendere, rileva Gravina, perché le azioni della giunta non sono certo state improntate finora al contenimento dei costi imposto dal governo nazionale per il contributo concesso ai fini della riduzione del disavanzo. Questo dovrebbe indurre un atto di responsabilità politica, chiosa Facciolla. Tornino indietro ed eviteremo almeno le spese. In caso contrario, si dice certo Romano, i molisani seppelliranno la politica del marchese del Grillo. Non resta altro che interpellare i cittadini, visto che noi come consiglieri regionali, sia in prima che in seconda deliberazione, abbiamo provato in tutti i modi a far comprendere che questa riforma fosse sbagliata, sia dal punto di vista giuridico, dal punto di vista istituzionale, dal punto di vista costituzionale, dal punto di vista dei costi. Ci è stato risposto con una scrollata di spalle, addirittura nell'ultima deliberazione in Consiglio il 24 di luglio non sono nemmeno intervenuti per replicare oppure per tentare di giustificare la correttezza, diciamo, di una scelta di questo tipo, una riforma dello statuto che è ad personam. Non me ne voglia nessuno, ma le istituzioni, così come la Carta Costituzionale, non si modifica per contingenze del momento, tra l'altro scaricando i relativi costi sulla collettività. Lasciamo che siano i cittadini a decidere se è un modo di fare politica che condividono o meno. A mio avviso ci sarà un'ecatombe per il centrodestra e questo atto di prepotenza legislativa segna probabilmente una fine anticipata dell'idillio politico tra la Giunta Roberti e il popolo molisano. Referendum confermativo, quello a cui i cittadini saranno chiamati, come quello sulla revisione costituzionale, non prevede un quorum per la validità.
Ed ora andiamo a Pescara perché la protesta dei commercianti arriva in consiglio comunale, seduta infuocata tra sindaco e opposizione, con gli esercenti che lamentano mancate risposte rispetto all'assenza di parcheggi. È partita anche una raccolta firme, il sindaco Masci ha replicato: noi dell'amministrazione abbiamo proposto delle soluzioni. Sentiamo tutto da Valentina Ciarlante. La coda della campagna elettorale con veleni, rivendicazioni e accuse incrociate caratterizza questo inizio del secondo mandato del sindaco di Pescara Carlo Masci, ma a tenere banco proprio durante i lavori dell'Assemblea, animata da un duro scambio di battute sul tema sicurezza con Pettinari e sul commercio con PD e 5 Stelle, è il problema parcheggi e cantieri che sta generando perdite ingenti per gli esercenti. E proprio loro, i titolari di negozi, palestre e altre attività, si sono presentati in aula, dopodiché, lamentando un mancato aiuto, sono andati via in massa. Nessuna risposta da parte dell'amministrazione comunale, questa è la denuncia dei commercianti di Pescara che da giorni, ormai con maggiore forza rispetto ai mesi passati, stanno protestando per l'assenza di parcheggi dovuta ai tanti cantieri, soprattutto a quello presente nell'area di Risulta. Chi deve lavorare non trova parcheggio, chi deve venire in Pescara Centro per poter fare acquisti, per andare dall'estetista, per venire in palestra, per fare shopping, non può più venire perché ci trova, la situazione è drastica, non abbiamo più la possibilità di parcheggiare, non abbiamo più la possibilità di lavorare. Ci si mette sempre molto tempo per trovare un posto, comunque non è proponibile una cosa del genere, specialmente se uno è costretto comunque a prendere la macchina perché deve spostarsi in più volte la giornata. Non si può aprire un cantiere il mese di luglio dal momento in cui gli operai non possono lavorare per via della sicurezza sul lavoro con una temperatura superiore a 35 gradi, allora ci permettevano di affrontare i saldi, di fare la stagione estiva, di approfittare di questo periodo che per noi è molto molto importante. Invece ci hanno messo a terra, ci hanno distrutto senza realizzare ancora nulla. Sì, abbiamo raccolto 150 firme di commercianti e anche attività professionisti, che chiaramente studi medici, avvocati, che comunque hanno difficoltà a ricevere i loro sia clienti che pazienti, quindi la difficoltà è sia per chi va a lavorare e chi anche deve utilizzare i servizi di una città che si propone con la vocazione turistico-commerciale. Il sindaco e l'assessora Zamparelli hanno proposto di riservare un'area del quartiere Porta Nuova ai parcheggi, prevedendo poi una navetta fino in centro per esercenti e clienti. L'idea però non piace ai diretti interessati, che chiedono anche di diminuire le tariffe delle soste blu. Intanto Masci confida nell'attivazione imminente della filovia. Metteremo a disposizione tutti i parcheggi che ci possono essere in città, in una città che è ovviamente urbanizzata come nessun'altra, e che finalmente entro breve si doterà di un servizio pubblico di filovia che certamente migliorerà l'accesso. Andiamo all'Aquila per la manifestazione dei familiari delle vittime del terremoto del 2009 contro le sentenze shock. Sabrina Giangrande. Dopo l'ultima sentenza emessa dalla Corte d'Appello dell'Aquila, i familiari delle vittime del terremoto del 2009 scendono in piazza. Lo slogan sistemato davanti il Tribunale dell'Aquila: le vittime non hanno colpa, l'unica condotta colposa è vostra. Federico Vittorini, ancora una volta una sentenza shock ci riporta indietro nel tempo, un'altra ingiustizia. Sì, l'ennesima dal dopo terremoto, dal post terremoto. E riteniamo sia fondamentale scendere in piazza, farsi vedere, manifestare, perché a 15 anni la voglia di far luce su quello che è successo è ancora più grande rispetto ad anni fa, insomma, non è assolutamente mai scesa la voglia di giustizia. Il segnale che vogliamo dare è che l'Aquila c'è fisicamente, risponde in una piazza reale, quindi superando magari i commenti e l'indignazione dei singoli sui social, scegliendo proprio di esserci tutti insieme nella piazza reale per poter dire che ci siamo, che rispondiamo e staremo vigili
perché l'Aquila ci auspichiamo che non diventi la culla di una giurisprudenza e di orientamenti, appunto, di sentenze che rischiano di essere pericolosi non solo per i ricorrenti, i familiari delle vittime che in questo momento stanno subendo questo tipo di provvedimenti, ma per tutto il paese. Questa sentenza ancora una volta ci costringe a scendere in piazza e io, in qualità di capogruppo dell'Aquila Coraggioso, ho presentato ieri un ordine del giorno in consiglio comunale firmato da tutte le minoranze, proprio per chiedere che il sindaco e la giunta si impegnino a reperire risorse da destinare al sostegno dei familiari delle vittime che sono stati condannati anche al risarcimento dei danni. Uno sfregio, e non così la stiamo vivendo, la sentenza della Corte d'Appello che non solo nega il risarcimento del danno ai parenti delle vittime, non solo non riconosce ovviamente il danno, ma soprattutto gli condannano una condotta incauta, ma soprattutto poi chiede il risarcimento, chiede di pagare le spese per la causa. Insomma, è una cosa che non si è mai vista, che ci lascia perplessi, ci lascia amareggiati. Questa sentenza che condanna alle spese legali i familiari di chi è morto nel terremoto ci ha colpito molto, allora abbiamo avuto come direttivo un'idea, quella di aprire un conto corrente dove gli aquilani, la nostra comunità, risponde sottoscrivendo a favore dei parenti delle vittime, sottoscrivendo quello che si può, 5 euro, 10 euro, fino a raggiungere la cifra che servirà per pagare le spese allo Stato, perché è lo Stato che ci chiede conto delle spese legali. E le parole di suo figlio che risuonano: papà, siamo stati rassicurati dai più grandi scienziati. Quanto fa male questa cosa? Fa male soprattutto quando si legge le motivazioni, la sentenza, no? Dove il giudice dice dopo la scossa delle 22:48 tuo figlio è uscito fuori, quindi significa che ha percepito un pericolo e non doveva rientrare, perché sostanzialmente è questo. Io però vorrei che l'Aquila parlasse tutte insieme e dicesse quante persone erano fuori alle 22:48. Io credo il 99,9%, l'1% che non c'era, 0,1% che non c'era, è perché o non ha fatto in tempo ad uscire o non era all'Aquila. Ascoltata durante la manifestazione la registrazione della telefonata intercorsa tra Guido Bertolaso e Daniela Stati. Tu adesso parla con il Bernardinista e decidete dove fare questa riunione domani, poi fatelo sapere che ci sarà questa riunione, che non è perché siamo spaventati e preoccupati, ma è perché vogliamo tranquillizzare la gente. E invece di parlare io e te, facciamo parlare i massimi scienziati nel campo della sismologia. Restiamo all'Aquila. Sull'emendamento sulla ricostruzione approvato in Commissione Senato si registra l'intervento del sindaco Pierluigi Biondi. La ricostruzione degli immobili privati del territorio aquilano del dopo sisma 2009 dell'Aquila potrà continuare a concludersi con la certezza che i contributi della ricostruzione saranno adeguati ai maggiori costi. Questo appunto è il commento del sindaco del capoluogo abruzzese. Ringrazio i senatori Guido Quintino Liris, Giorgio Salvitti e Sigismondi per aver sostenuto e promosso questo importante emendamento che ho fortemente voluto. Ed ora ci occupiamo della sanità, partiamo da quella molisana, carenza di personale al Veneziale di Isernia. Ad agosto si ferma il blocco operatorio, saranno garantiti solo gli interventi considerati urgenti. Nicola De Santis. Ad agosto verrà sospesa l'attività chirurgica dell'ospedale veneziale di Isernia. Saranno garantite le urgenze, mentre gli interventi programmati verranno posticipati a settembre. L'atavica carenza di personale si somma alla necessità dei pochi medici rimasti in organico di andare in ferie dopo 12 mesi di sacrifici per garantire l'operatività dei vari reparti. Situazione ancor più critica in ortopedia, dove il primario si fermerà ad agosto per una settimana, dopo diverse estati trascorse in corsia. In quei giorni l'ortopedico rimasto in servizio, nel caso in cui giunga al pronto soccorso una frattura da operare nelle 24 ore, stabilizzerà le condizioni del paziente, decidendo poi il trasferimento in altra struttura.
Il problema del blocco operatorio si ripresenta praticamente ogni estate. Stavolta però c'è l'aggravante del divieto aziendale di effettuare turni aggiuntivi e così i medici si trovano in una situazione particolarissima. Da un lato la necessità di garantire le cure per evitare l'interruzione di pubblico servizio, nonostante la carenza d'organico. Dall'altro l'impossibilità di fruire di turnazioni aggiuntive per coprire i reparti, ivi comprese le notti e le reperibilità. Fino a quando potrà reggere il sistema in questa situazione? All'ASREM l'ardua sentenza. Anticipato dal vertice interlocutorio con il governatore molisano Roberti e il rettore Unimol Brunese, lunedì si terrà un incontro fra la delegazione parlamentare molisana e il ministro Schillaci per fare il punto sulle misure in corso di studio per la sanità molisana a partire dalla revisione del decreto Balduzzi. Noi ne abbiamo parlato con il senatore Della Porta. Sentite. L'incontro che si è svolto in preparazione del summit del 5 agosto è andato bene. Il ministro Schillaci ha sposato la nostra causa, abbiamo registrato aperture verso le esigenze del Molise come mai prima, ha sintetizzato lunedì scorso il governatore Francesco Roberti dopo il confronto a cui ha preso parte anche il rettore dell'Unimol Luca Brunese. Fra qualche giorno col titolare della salute faranno il punto i parlamentari molisani Costanzo Della Porta ed Elisabetta Lancellotta. Al centro del vertice lo stato dell'arte sulle misure in corso di studio, fra cui la revisione del decreto Balduzzi. Sul tavolo c'è anche la modifica del decreto Balduzzi. Lei pensa che alcune regioni stanno già ovviando, anche regioni molto più grandi del Molise, perché il Balduzzi non è applicabile, è una norma molto formale ma è difficilmente applicabile sul territorio, quindi dobbiamo andare in quella direzione. Una regione poi come il Molise, che non può permettersi di non avere tre emodinamiche, perché un infartuato a Isernia per raggiungere Campobasso ci mette almeno un'ora, quindi dobbiamo ovviamente derogare. Purtroppo scontiamo quell'errore madornale fatto dalla Giunta Frattura in conferenza Stato-Regioni, quella omissione che non ci ha consentito all'epoca di derogare al Balduzzi, però la commissione di studio sta lavorando al Ministero e credo che il 5 di agosto il Ministro ci darà qualche altra informazione. Ed ora ci occupiamo della sanità abruzzese. Il pronto soccorso di Pescara è al collasso. Non riesce a smaltire pazienti, ha grosse problematiche, le attese sono enormi. È questa la nota di denuncia pervenuta dalla Federazione Italiana Autonoma Lavoratori della Sanità. Attualmente comunica il segretario regionale FIALS Abruzzo, Gabriele Pasqualone. Sono in carico al pronto soccorso di Pescara circa 72 infermieri, 40 OSS e circa 30 medici più la logistica. Sono numeri da brivido perché solo Pescara e Montesilvano nel periodo estivo arrivano a superare i 200.000 residenti. Se aggiungiamo che poi a Pescara vengono al pronto soccorso anche cittadini da paesi limitrofi, è facile capire come a tutto questo non può rispondere un solo pronto soccorso, specifica appunto il segretario regionale FIALS Abruzzo. Apriamo la pagina dedicata alla cronaca. Dopo l'esame del medico legale Giuseppe Sciarra arrivano i risultati dell'autopsia di Franca D'Agostino. Siamo a Teramo. Franca D'Agostino, la 77enne ritrovata senza vita nella sua abitazione di via Arno. La morte sarebbe avvenuta per un malore tra le 7 e le 15 settimane prima del ritrovamento. Il punto è a cura di Chiara Bonatti. Arrivano i risultati dell'autopsia di Franca D'Agostino, la 77enne ritrovata senza vita nella sua abitazione di via Arno a Teramo domenica 21 luglio. Il responso era stato ritardato a causa delle condizioni del corpo della vittima che richiedevano particolare attenzione. Il medico legale Giuseppe Sciarra ha confermato che la morte della donna sarebbe avvenuta per un malore e sarebbe da datare tra le 7 e le 15 settimane prima del ritrovamento del corpo, quindi tra i 2 e i 4 mesi. Durante quel periodo la figlia di 43 anni, che l'ha vegliata, ha cercato di nascondere il cattivo odore dovuto allo stato di decomposizione della 77enne attraverso coperte e imbevute d'acqua a cui venivano accostate saponette. Nel frattempo la 43enne, ricoverata nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Giulianova, è indagata per occultamento di cadavere, assistita dall'avvocato Daniele Contrisciani.
Sono invece ancora in corso gli accertamenti sui dispositivi elettronici per vedere se nel corso di quel periodo la figlia abbia cercato sul web informazioni su come evitare il cattivo odore del corpo in stato di decomposizione. A Isernia, tentativo di effrazione ai danni di un negozio di via 24 maggio. I commercianti chiedono ancora una volta più controlli alle forze dell'ordine, soprattutto dopo i casi di furto degli ultimi giorni. Sentite. Stamattina all'apertura del negozio abbiamo avuto la spiacevole sorpresa di trovare la porta principale forzata, sia per quanto riguarda la serranda esterna che il cilindretto superiore del vetro. E quindi niente, l'ennesimo tentativo di furto. Tentativo di furto nella notte ai danni di un esercizio commerciale di via 24 maggio a Isernia. All'apertura del negozio la responsabile ha trovato le serrature della saracinesca e della porta in vetro visibilmente danneggiate dal tentativo di effrazione. Non è andato a buon fine, evidentemente, perché i ladri sono stati disturbati da qualche ignota circostanza. Dopo i furti dei giorni scorsi, in città torna la paura tra i commercianti. Isernia purtroppo è stata presa dal mirino dei ladri, dei malviventi, e noi commercianti di Isernia abbiamo terrore a venire al lavoro la mattina e a chiusura anche. Abbiamo paura di chiudere per il terrore di trovarci queste persone alle spalle. Noi chiediamo principalmente di avere più tutela e sicurezza sia durante il turno lavorativo che sia l'apertura che la chiusura. Dalla Campania a Pescara per rubare auto su commissione. Una banda di ladri dell'Interland di Napoli che aveva messo in piedi una vera e propria associazione per delinquere è stata individuata e bloccata dai carabinieri del nucleo operativo del capoluogo adriatico. I militari hanno eseguito 3 misure cautelari a Torre Annunziata e a Castellammare di Stabia, unitamente ai colleghi dei comandi locali, dopo che dal marzo scorso fino a pochi giorni fa hanno documentato 6 furti di auto. I ladri, che per aprire i veicoli utilizzavano chiavi elettroniche contraffatte, sono stati individuati anche grazie ai sistemi di videosorveglianza dei comuni di Pescara e Montesilvano. Gli arrestati sono stati associati nelle case circondariali della Campania. A Pescara ancora tensione e caos nel carcere di San Donato. Nelle scorse ore un detenuto italiano, che già in passato si era reso protagonista di episodi violenti, ha dato fuoco alla cella, dopodiché si è scagliato contro 2 agenti. Uno dei 2 è stato colpito con una testata e ha riportato un trauma cranico con prognosi di 10 giorni. Il sindacato OSAP torna a denunciare il sovraffollamento della struttura carceraria pescarese anche nella sezione per detenuti con patologie psichiatriche e la carenza di personale. Ed ora cambiamo nuovamente argomento, lavoro. La Regione Abruzzo bandisce un programma GOL rinnovato e tarato sulle reali esigenze del mercato con un plafond di 8 milioni di euro. Si cercano operatori nei settori dell'edilizia, delle industrie agroalimentari e della ristorazione. Sono possibili le domande fino al prossimo 13 settembre, poi la formazione. Ancora Ciarlante. Mancano 5 milioni di lavoratori in Italia e l'Abruzzo è in linea col dato nazionale. I settori in cui il deficit di operatori è maggiore sono edilizia, agroalimentare, ristorazione, ma mancano anche metalmeccanici esperti, tornitori, saldatori. Questo monitoraggio è alla base del programma GOL, il piano per l'occupabilità dei lavoratori finanziato dal Ministero del Lavoro e dall'Unione Europea, che la Regione Abruzzo ha sintetizzato in un avviso che sarà attivo dal 19 agosto al 13 settembre. Potranno presentare domanda per partecipare ai corsi di formazione i disoccupati e le persone che sono in regime di cassa integrazione, NASPI o che usufruiscono di altre misure di sostegno. 4 i percorsi. Il primo su digitale e green, il secondo dalle 40 alle 120 ore incentrato sull'aggiornamento, il terzo sulla riqualificazione più ampia e anche il percorso più lungo, 300 ore, il quarto per l'inclusione delle persone fragili. L'obiettivo è
contrastare l'abbandono dei corsi, anche in questo caso un esodo omogeneo a livello nazionale. Quindi l'invito è a essere motivati, perché attraverso questa iniziativa formativa completamente gratuita la Regione Abruzzo vuole sostenere con forza l'occupazione, come ha ricordato l'assessora al ramo Tiziana Magnacca. In questo nuovo avviso abbiamo cercato di restringere il catalogo in maniera tale da evitare che il destinatario di GOL potesse scegliere percorsi oramai diventati inutilizzabili dalle stesse aziende e potesse quindi scegliere un percorso che possa rispondere maggiormente alle esigenze delle aziende e quindi consentire al lavoratore di avere una reale chance di occupabilità. Torniamo ad Isernia perché in prefettura è stato siglato un protocollo d'intesa contro la cosiddetta movida molesta, linee guida univoche sul territorio provinciale per evitare comportamenti antisociali. C'era per noi questa mattina Nicola De Santis. In prefettura Isernia è stato sottoscritto un importante protocollo d'intesa per disciplinare su tutto il territorio provinciale la cosiddetta movida, al fine di evitare che divenga molesta e per prevenire comportamenti antisociali. Presenti i vertici provinciali delle forze dell'ordine, i sindaci di Isernia, Venafre e Dagnone, l'ASREM che affianca le forze dell'ordine nei controlli e la Confcommercio in difesa delle istanze degli esercenti, come ha sottolineato il prefetto Franca Tancredi. Avere delle linee guida univoche sul territorio eviterà disparità tra cittadini e soprattutto limiterà gli spostamenti dei ragazzi alla ricerca di piazze più tolleranti verso la movida. Allora, intanto premetto una cosa, che l'incontro odierno nasce da un confronto che è maturato nell'ultimo mese con gli attori principali, che non soltanto sono le forze dell'ordine che fanno contrasto, ma soprattutto con i sindaci dei maggiori comuni della provincia e con Confcommercio e ASREM. E io direi solo, se voglio sintetizzare queste linee guida, sono tre le parole, sono tre le espressioni che meglio sintetizzano il contenuto di queste linee guida: sensibilizzare, educare, prevenire. Si parla di movida, insicurezza, ma questa diciamo c'è sempre stata, perché l'attenzione delle forze dell'ordine insomma è costante. Ora questo tipo di iniziative servono per assicurare una sicurezza integrata, partecipata, quindi estesa anche alle associazioni, oltre che alle forze dell'ordine, agli enti locali. Quindi diciamo che è un'iniziativa importante che ci aiuta. Ecco. Il nostro apporto a questo evento è fondamentale perché noi vogliamo come associazione Confcommercio essere di supporto soprattutto alle aziende che operano nel settore, quindi ai bar, ai pub, e anche di essere di tredi non anche alle esigenze dei cittadini. Noi abbiamo in qualche modo suggerito alla prefettura delle linee guida che già a livello nazionale abbiamo elaborato, strutturato e che fondamentalmente possono essere applicate anche in tutte le nostre realtà, nei nostri comuni più grandi. Ed ora ci occupiamo di fiumi inquinati perché non arrivano purtroppo dati confortanti per le coste molisane. Due foci di fiumi su tre risultano inquinate secondo i dati forniti da Goletta Verde di Legambiente. Sentite. Brutte notizie per le coste molisane. Su tre punti campionati da Goletta Verde di Legambiente il 15 luglio scorso, lungo le foci dei fiumi molisani Biferno, Trigno e Saccione, ben due, Biferno e Saccione, sono risultati fortemente inquinati, mentre il Trigno è entro i limiti di legge.
Il Biferno, per le sue criticità, è anche l'osservato speciale di quest'anno di Goletta Verde. Gli osservati speciali, categoria prevista in questa edizione da Legambiente, sono quei punti storicamente critici per i quali si è deciso di ripetere i prelievi anche nei mesi che precedono il passaggio della campagna. Il punto attenzionato è stato campionato da Goletta Verde fino al 2019, risultando oltre i limiti di legge praticamente sempre. Dopo 5 anni purtroppo si è confermata la criticità. Anche quest'anno il Biferno, come tra l'altro negli anni passati, risulta fortemente inquinato dalla mala depurazione. Ovviamente noi diciamo sempre che il problema non è del comune di Termio o del comune di Campomarino, ma nasce diciamo dall'entroterra. Quest'anno, a differenza degli altri anni, ci siamo soffermati sul fiume, appunto l'osservato speciale, facendo 3 prelievi, quindi uno ad aprile, uno a maggio e uno a luglio, in cui abbiamo rilevato sempre le stesse criticità. Quello di Goletta Verde è un viaggio molto lungo, siamo arrivati alla 10ª tappa, praticamente oltre la metà del viaggio di Goletta Verde di quest'anno, partito il 28 di giugno dalla Spezia e che terminerà il 13 di agosto a Monfalcone in Friuli Venezia Giulia. La tappa molisana è iniziata ieri, oggi appunto ci troviamo nel momento della presentazione dei risultati dei nostri monitoraggi, che è sempre un momento molto atteso. Sicuramente per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti, in maniera particolare la raccolta degli oli lubrificanti usati, devo dire che la raccolta è migliorata rispetto al 2022-2023. L'unica cosa che mancano ancora dei servizi importanti, che sono dei servizi legati fondamentalmente ai cittadini e nei centri di raccolta comunali. I dati sono stati resi noti nel corso della conferenza stampa organizzata a Termoli e che ha visto la partecipazione di Andrea De Marco, presidente Legambiente Molise, Alice De Marco, portavoce di Goletta Verde, Valeria Papili, comitato scientifico Legambiente Molise, Giuseppe Panico, comandante capitaneria di porto di Termoli, Fiorenza Del Borrello, assessore all'ambiente del comune di Montenero, e Marco Paolilli Treonze, responsabile del coordinamento dell'area 3 con OU. Da sempre la Guardia Costiera è attenta ai temi ambientali, con competenze specifiche in materia, quindi siamo attenti diciamo, a tutti gli aspetti connessi alla salubrità, alla salute del nostro mare come organo di vigilanza e controllo. Il nostro comune ha deciso di stipulare una convenzione come comune amico delle tartarughe, perché riteniamo che insomma, la risorsa che abbiamo, che è il mare, non è una risorsa che vada sfruttata ma vada innanzitutto salvaguardata. Siamo contenti oggi di apprendere che i dati sono ottimi sulla nostra foce del fiume. È stato siglato questa mattina a Termoli l'accordo di rete tra numerosi partner per l'istituzione del polo tecnico professionale per la meccanica, meccatronica, automazione e bioautomazione, avente quale capofila la società cooperativa Consortile Scuola e Lavoro. Tra le istituzioni aderenti il Comune di Campobasso e l'Università degli Studi del Molise. La costituzione del polo tecnico professionale, ha spiegato la sindaca di Campobasso Maria Luisa Forte, rappresenta un asse di intervento strategico per mettere in connessione la formazione scolastica con il mondo delle imprese, guardando con occhio attento e lungimirante alle tecnologie emergenti. I poli sono diretti in particolare a favorire la cultura tecnica e scientifica, migliorando al contempo l'occupabilità dei giovani, così da rappresentare una risposta coerente, organica e articolata ai complessi e mutevoli fabbisogni formativi emergenti dal tessuto produttivo ed imprenditoriale molisano. Manca un mese alla riapertura delle scuole. A Chieti gli studenti del liceo scientifico Masci non sanno ancora dove frequenteranno le lezioni. Il presidente della provincia, Francesco Menna, punta il dito contro il demanio: 10 milioni di euro per una struttura senza palestra e aula magna, ha detto. Sentite.
La situazione degli 800 allievi del liceo Masci di Chieti, che ancora non hanno alcuna certezza su quale sarà la loro sede da settembre, dopo che l'istituto da 10 anni trasloca da una struttura a un'altra, tiene in apprensione studenti, famiglie e il corpo docente. Il problema appare ora burocratico dopo la lievitazione dei costi, della ristrutturazione della ex caserma Berardi, lì dove dovrebbe trovare asilo il liceo Masci, spese arrivate a 10 milioni di euro, e dopo i lunghi lavori. A quanto pare c'è una diatriba ora tra provincia e demanio, e dopo la protesta dei ragazzi è intervenuto nel merito il presidente dell'ente provincia Francesco Menna, parlando anche della situazione dell'istituto tecnico Savoia. Anche in questo caso non ci sono certezze sulla sede. Il provveditorato doveva consegnare la Berardi a dicembre 2023, poi ha comunicato nei verbali prefettizi a marzo 2024, poi ha comunicato a giugno 2024, ad oggi non si sa quale sarà la certezza. Il demanio dal canto suo prima ha chiesto 4 milioni di euro alla provincia per la sede che stiamo realizzando e che si dovrà realizzare. Adesso siamo arrivati a quasi 10 milioni di euro senza palestra e senza lavagna, cioè un circuito che sicuramente non ci piace. Noi stiamo facendo il massimo, io mi sentirei quasi di scendere in piazza a questo punto con gli studenti, con il megafono, per protestare affinché il governo, lo Stato faccia il suo compito. Noi lo stiamo facendo e farò di tutto affinché il Masci e il Savoia abbiano sedi appropriate, moderne, ciò che li spetta. Ed ora andiamo a Castel di Sangro, dove lo sport risulta al traino per l'economia. C'è stato un importante convegno, il sindaco Caruso ha detto che la presenza del Napoli Calcio ha rinnovato l'importante interesse intorno al nostro territorio. Sentite. Il direttore di Wall Street Italia, Leopoldo Gasbarro, ha messo in luce le dinamiche economiche che ruotano attorno al mondo del calcio e delle imprese sportive, spunti interessanti e stimolanti per il futuro del calcio che, oltre ad essere una passione condivisa da milioni di persone, rappresenta un settore con un impatto economico significativo. Le società sportive sono ormai vere e proprie aziende, con bilanci complessi, strategie di marketing avanzate e una costante necessità di innovazione e investimenti. Con questo incontro si vuole favorire il dialogo tra i vari attori del sistema economico e sportivo. Sì, è un appuntamento importante. Oggi ovviamente ha raccolto un parterre d'eccezione. Abbiamo dei relatori formidabili, soprattutto quelli che hanno un po' il termometro della situazione, il mondo bancario, gli opinionisti, ed è sicuramente un'occasione per anche affrontare un po' i temi calcistici, sempre legati ovviamente al mondo finanziario, a quello che significa l'economia nello sport, a quello che significa anche, diciamo, la vicenda demografica. In questo momento si sta trattando proprio questo tema. Certamente sono situazioni e vicende che di grande attualità. Lo abbiamo fatto in un momento in cui abbiamo attenzioni importanti, quindi la stampa, voi, che possiamo insomma utilizzare per lanciare un messaggio, ma soprattutto da queste che sono le località dove alcuni fenomeni sono particolarmente presenti, e magari anche beneficiando dell'opinione che si raccoglie intorno al fenomeno Napoli Calcio. Le banche e le istituzioni finanziarie giocano un ruolo cruciale nel supportare le società, offrendo soluzioni di credito e finanziamento per progetti di sviluppo infrastrutturale e tecnologico. Allo stesso tempo, gli imprenditori e dirigenti sportivi possono fornire una prospettiva unica sulle esigenze e le opportunità presenti nel settore. Le discussioni hanno toccato temi come l'innovazione, la digitalizzazione e la sostenibilità nel contesto del calcio e delle imprese sportive. In un'epoca in cui la tecnologia sta trasformando ogni aspetto della nostra vita, anche il calcio sta vedendo una crescente adozione di strumenti digitali per migliorare le prestazioni sportive, le gestioni delle società e l'interazione con i tifosi. Ma io sono tifoso del Napoli, sono stato vicepresidente del Napoli, il consiglio di amministrazione, ero la prima volta che avevo vinto negli spogliatoi il primo scudetto con Giampiero Galeazzi, con tutto il clan Ferlaino, ero là. E quindi sono venuto perché mio nipotino mi chiedeva di visionare un po' il Napoli quest'anno, e siamo venuti con lui e con suo amichetto, che faceva oggi il compleanno, e sono qua, mi fa piacere, a spingere il Napoli, spero vada nella direzione giusta, che superiamo questa fase, come dire, paludosa lo scorso anno, speriamo bene. Emergenza idrica all'Aquila, divieto di utilizzo dell'acqua potabile per scopi extradomestici. A vietare l'utilizzo dell'acqua potabile su tutto il territorio comunale, appunto per scopi extradomestici, è il sindaco Pierluigi Biondi.
L'ordinanza è valida per i prossimi 6 mesi. Il sindaco invita anche la cittadinanza a controllare il corretto funzionamento dei propri impianti al fine di individuare eventuali perdite. La mancata osservazione delle disposizioni contenute nel provvedimento sindacale comporterà l'applicazione di sanzioni da 25 a 500 euro. Bene, questa era la nostra ultima notizia, ora spazio alle previsioni del tempo. Previsioni del tempo di giovedì 1 agosto. In Abruzzo un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Le temperature: L'Aquila 19,36, Pescara 23,32, Chieti 25,38, a Teramo temperature comprese tra 22 e 37 gradi. In Molise un campo di alte pressioni abbraccia il territorio regionale salvo qualche annuvolamento nel corso del pomeriggio. Le temperature: Campobasso 23-37, Isernia 20-34, Termoli 22-36, Avenafro temperature comprese tra 18 e 37 gradi. Il nostro telegiornale termina qui, io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi ricordo che potete seguirci sulle nostre pagine social e sul sito internet. Ora non cambiate canale perché dopo la pubblicità ci sarà la nostra pagina sportiva con il direttore Pierluigi Boraggine. Lo sport, il calcio di Lega Pro con la campagna abbonamenti del Campobasso che va a gonfie vele. Vediamo. Procede a buon ritmo la campagna abbonamenti. In queste ore è stata toccata quota 1.400 tessere. La società guidata da Matt Rizzetta punta forte quest'anno sui più giovani. Sono previsti infatti prezzi più che agevolati per i ragazzi con l'estensione della tariffa ridotta fino ai 20 anni e non più soltanto ai 18. Quindi tutti i nati fra il 2010 e il 2018 possono acquistare l'abbonamento Under 14 a soli 50 euro e quelli nati fra il 2004 e il 2009 possono sottoscrivere il ticket Under 20 a 80 euro. Per i bambini fino a 6 anni l'ingresso è gratuito, l'abbonamento può essere sottoscritto al Campobasso Store di Corso Vittorio Emanuele, online sul sito ciaotickets.com e nelle rivendite autorizzate. Intanto, nella mattinata di ieri si è tenuta in questura la riunione preliminare dei componenti del GOS, gruppo operativo di sicurezza, per gli incontri di calcio del Campobasso. Nel corso della riunione, aperta per l'occasione anche al consigliere delegato allo sport del comune, Luca Praetano, è stata confermata la piena collaborazione e la sinergia di tutte le componenti affinché il sistema di sicurezza garantisca a tutti i tifosi il pieno godimento degli eventi. Ed ora il mercato del Pescara, sono ore decisive per Samuele Damiani, il centrocampista sotto contratto con il Palermo è stato indicato da Silvio Baldini che assicura sulle sue qualità, attesa la fumata bianca, giungerà in prestito dalla società siciliana con diritto di riscatto, in uscita il Messina è intenzionato. È interessato all'attaccante Luca Sasanelli. Oggi intanto la conclusione del ritiro a Palena, i lavori proseguiranno a Silvi. E prende il via domani alle ore 16:30 la stagione dell'Isernia Salleucio in Serie D. Il team biancoceleste si ritroverà sul sintetico del Diani a Cerro al Volturno con tribuna aperta per i supporter. Domenica per i Pentri ci sarà già la prima uscita contro la Casertana di Lega Pro a Roccaraso. Parliamo di pallavolo, 11° annuncio in casa Energy Time Spike Devils Campobasso in vista della prima stagione in A3 rossoblù. Il rossoblù resta anche Antonio Del Fra. Vincenzo Ciccone. Ulteriore ufficializzazione, l'11ª per gli Energy Time Spike Devils Campobasso. A completare il reparto dei palleggiatori, assieme a Lorenzo Piazza, ci sarà il vastese Antonio Del Fra, confermato in organico ed al terzo torneo consecutivo con la formazione del capoluogo di regione. Piazza e Del Fra, tra l'altro, erano stati anche compagni di squadra in A2 ad Ortona.
esperienza condivisa anche con un altro neorossoblù, come il centrale Tommaso Fabbi. Per il resto, al momento, ufficializzati dal team ci sono anche entrambi gli opposti, il confermato Zanettin ed il neo arrivato Diaferia, gli altri due centrali, il confermato Diano e l'ammirante Orazzi, ed il reparto degli schiacciatori, comprendente il polacco Urbanovic, il figlio d'arte Margutti, confermato Rescignano, che con tutta probabilità sarà designato anche capitano del team, la new entry D'Amico. Il club nelle prossime ore dovrebbe anche ufficializzare giocatori che si disimpegneranno nel ruolo di libero, per poi proiettarsi sui numeri di maglia, sul via al precampionato e sulle amichevole, in vista del 13 ottobre, quando è previsto in là, alla stagione, nella Serie 3 Credem Banca, la prima per il team del capoluogo di regione. Ci sarà un molisano nelle prossime Paralimpiadi di Parigi al via dal 28 agosto. Stefano Ciallella sarà il referente delle gare di mezzofondo nell'atletica leggera, per Ciallella che era già stato a Rio, ma come osservatore la prima esperienza diretta nello staff dell'Italia Team per l'evento paralimpico. E chiudiamo parlando di basket. Domani a mezzogiorno saranno ufficializzati i calendari completi della Serie B nazionale. Nel girone B presenti Roseto e Chieti, che inizieranno entrambe la propria stagione in casa il prossimo 29 settembre, ospitando rispettivamente la Luis Roma, i Rosetani ed il Latina, i Teatini. Bene, è tutto anche con la pagina sportiva. Grazie per averci scelto. Buona continuazione con la nostra informazione. Arrivederci.